Yo. I'd like to dedicate this one to all my people of color, to all my brothers and sisters out there, to you and your culture. Be proud of what you are. But most of all, learn to respect others. Campionato 2006-2007. L'Inter mostra con orgoglio lo scudetto che spicca sulla maglia bianca, ma non per questo i nerazzurri si sentono appagati. Tutt'altro, la squadra ha voglia di vincere. L'obiettivo è quello di lasciare un segno importante anche in questo campionato. L'ambizione è quella di aprire un ciclo di vittorie. Buon campionato a tutti, inizia la stagione. Che furibonda, dice che si può proseguire l'arbitro e ora c'è il contropiede dell'Inter con Crespo, uno contro uno, area poi violenta bordata sulla quale Frey è bravo a rifugiarsi in angolo. Parte la parabola dall'angolo e c'è il colpo di testa ancora che finisce sul fondo. La Fiorentina sbanda, l'Inter spinge sull'acceleratore. In movimento ora Mike Hopp, vedete la sua facilità di corsa, gran fisico, taglia, un buon suggerimento, poi il tocco per Ibrahimovic, largo dalla parte opposta e c'è il gol dell'Inter. Contropiede dell'Inter, vola Figo largo per Ibrahimovic, ancora per Figo, entra in gara di rigore, parte il traversone, attenzione, colpo di testa e raddoppio ancora di Cambiasso, implacabile l'Inter, va al 2-0. Non poteva esserci una partenza migliore, ma i tifosi non sono ancora contenti. Vogliono il primo gol in nerazzurro dell'airone svedese, che al 61esimo li accontenta. Piasso cerca la profondità per Ibra, entra in aria, in dentro tira gol, a 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 ingenio Ibra! Zlatan Ibrahimovic è il nuovo bomber dell'Inter, è il vero acquisto boom dell'anno. La tecnica sopraffina e un fisico da corazziere fanno di Ibra un giocatore unico, capace di qualsiasi invenzione e di qualsiasi eccesso. Proprio quello che serve per far innamorare un pubblico che ama le emozioni forti. Dai, Ibrahimovic ci si può aspettare di tutto. Eccolo. Eccolo. Il tiro è violentissimo. Lui c'ha i piedi un po' fatti a scimitarra, non sai mai dove va la palla. Ma Zlatan è stato solo l'ultimo colpo di un mercato caldissimo che ha visto arrivare alla corte di Roberto Mancini, tra gli altri, campioni del calibro di Olivier Dacourt, Patrick Vieira e Fabio Grosso, eroe di Berlino 2006, insieme al suo amico e compagno di reparto Marco Materazzi.
Un gruppo nuovo che necessita di tempo per trovare l'assetto e l'equilibrio migliore, ma che già il 26 agosto ha dimostrato tutta la sua forza e potenza. Un saluto dallo stadio Meazza per il primo appuntamento della stagione calcistica 2006-2007, serata di gala per la sfida fra i campioni d'Italia in carica e i vincitori della Team Cup. Allora, Inter che attacca da sinistra a destra nel corso della prima frazione con il 4-4-2, con Toldo fra i pali, Zanetti, Materazzi, Samuele Grosso, inizia il match in questo momento. Figo, Viera, Cambiasso, Stankovic, Ibrahimovic e Adriano. La finale italiana di Supercoppa è alla portata dei nerazzurri, ma la Roma di Spalletti è scatenata e va a segno tre volte. L'Inter sembra sull'orlo del tracollo quando... Parte la traiettoria di Figo, palla morbida, colpo di testa! Palla dentro, Crespo, tiro, Ibra, il suo tiro, tre interisti per fare il buco, va Figo ed è un gran gol e l'Inter ribalta la situazione da 0-3 a 4-3. Ma nell'estate nerazzurra non ci sono solo gioie, c'è anche un grande e profondo dolore per la scomparsa del suo presidente e simbolo, Giacinto Facchetti. Si ammaina un'altra bandiera di un calcio di un'altra era. Ciao Giacinto, dice la curva della Fiorentina. Ciao Giacinto, eterna bandiera, dice la curva nerazzurra. Il grande applauso. Anche per onorare la memoria del suo presidente, l'Inter vuole vincere subito. Ma per costruire un motore perfetto occorre un rodaggio scrupoloso e attento. Mancini prova soluzioni diverse, non dando niente per scontato e non regalando la maglia da titolare a nessuno. Abbiamo giocatori che comunque fisicamente sono forti, magari non entrano subito in partita contro giocatori che sono più rapidi e più veloci, poi però piano piano diventano quasi irresistibili durante la partita. Terza di campionato. L'Inter ha due punti in meno della Roma, ancora a punteggio pieno come il Palermo. Alle 20.30 di mercoledì 20 settembre c'è la super sfida Roma-Inter. Mancini posiziona Stankovic alle spalle della coppia d'attacco Crespo-Ibrahimovic. Ibrahimovic. Sinistra di Ibrahimovic, Toni in calcio d'angolo. Sono continui i capovolgimenti di fronte. La gara è divertente. Entrambe le squadre cercano il gol verticalizzando rapidamente sugli attaccanti. Aquilani, sbaglia Aquilani, possibilità allora per Grosso che ha dato a Crespo in area di rigore. Crespo si libera, Crespo dentro, Ibrahimovic la palla è lì e la trova Doni. Altra grande opportunità per l'Inter. La supremazia dell'Inter ora è netta. Anche Spalletti sente che il momento è difficile. Ibrahimovic con il petto. Poi prova a passare Zanetti che porta palla, allarga per Crespo, cerca di andare a prendere palla di ritorno. Ancora Crespo con Zanetti che si fa vedere al limite dell'area. Crespo uno contro uno. Ancora Crespo va via, Crespo in area di rigore. Crespo sempre lui. Hernán! Crespo! 1-0 sotto le gambe di Doni. È interspettacolo in avvio ripresa. Crespo e Ibrahimovic seminano scompiglio nella retroguardia capitolina.
dal fischietto in bocca Rizzoli e dice che può passare, manda tutti sotto la doccia, l'Inter batte la Roma per 1-0. Ma nonostante gli exploit di Firenze e Roma, dopo 7 partite l'Inter è ancora a pari punti col Palermo e lo 0-0 di Udine non soddisfa l'ambiente. Dalla partita successiva col Livorno, l'imperativo categorico è vincere. Adesso la cosa più importante è pensare al Livorno. Ma pensare al Livorno è far bene quella partita, perché vorrebbe dire affrontare il derby prima in classifica, quindi non è male, la pressione resterebbe a loro. Però dobbiamo fare molto bene con il Livorno, dobbiamo portare 3 punti a casa e poi aspettare il derby in una maniera più tranquilla. L'Inter sembra un punto di svolta. La vittoria contro il Livorno, oltre al valore in sé, sarebbe un ottimo viatico per affrontare con la giusta tranquillità il derby con il Milan. La pressione è alta in casa nerazzurra, anche perché gli impegni di campionato e di Champions si fanno più serrati, costringendo Mancini a un turnover sempre più vorticoso. Di 3 giorni, questo incide soprattutto all'inizio, perché la squadra non trova una condizione buona. Dobbiamo sicuramente migliorare, perché siamo all'inizio. Molti giocatori sono arrivati, soprattutto quelli del Mondiale, sono arrivati tardi, quindi un po' più di tempo ci vuole. Alle 20:30 del 25 ottobre tutto è pronto per la delicata sfida con il Livorno. Mancini modifica l'attacco. Fuori Ibra e Crespo, che è infortunato, dentro Cruz e Recoba. Tutto è pronto, Inter contro Livorno. L'Inter cerca i 3 punti con un orecchio alla sfida tra Palermo e Messina. L'Inter è caricatissima, il Livorno ci mette del suo. Tutto il Livorno all'interno della propria area di rigore, retrocedono anche Vigeni e Daniel Vicius. Parabola, carica d'effetto di Recoba, secondo palo, prova a staccare Viera, Cruz contrastato, poi il tiro di Materazzi, mischia ancora, Samuel anticipato, non è finita. L'apertura di Figo, Recoba è rimasto largo a destra, splendido il controllo del Cino, gli piombano addosso in 2, punta con Fur. Le cose con il destro di Recoba, scavalcato Amelia e poi il clamoroso autogol di Ferzelli, Inter in vantaggio. L'angolo ovviamente affidato ad Alvaro Recoba. Questa volta calcio sul secondo palo e c'è il raddoppio. Materazzi 2-0. Nel secondo tempo Lucarelli prova a rialzare la testa, ma i nerazzurri non lasciano spazio a nessuno. Stankovic, 1-2, attenzione Stankovic, accelera, Stankovic in aria, gira per Ibrahimovic, rete Ibrahimovic. Tutto l'angolo di Figo, palla in aria, di testa Cruz, 4-1. Goleada e prima della fine Mancini trova spazio anche per far esordire in Serie A il belga Ibrahim Marufi, classe 1989. Grazie per mister, perché contro il Livorno Serie A è mio primo partita. È stata una bella gara, ha giocato bene dall'inizio, siamo stati bravi a creare subito qualche occasione da gol, siamo stati anche fortunati sull'autogol, però un attimo prima c'era stata un'azione che la palla era stata salvata sulla linea. Quindi i ragazzi hanno fatto bene, sono contento insomma. L'entusiasmo per la bella vittoria sul Livorno lascia ben presto lo spazio ad altri sentimenti. Per ora infatti tutti pensano al derby, in programma tra soli 3 giorni. Siamo in un periodo molto importante, abbiamo delle gare difficilissime davanti. Anche questa aveva le sue insidie, le sapevamo, l'abbiamo superata alla grande, ora pensiamo, ci buttiamo alla grande nel derby, speriamo di fare un'altra grandissima partita perché abbiamo voglia di farla e poi penseremo alle altre. E deve, credo che nessuno vuoi perdere, no? Qui si sta parlando del derby che tradizionalmente ha le squadre che sono tra le più blasonate. Grande attesa per la sfida nella sfida.
il brasiliano Kaká contro l'argentino Crespo. Ex compagni di squadra al Milan e ora sulle opposte barricate. Il derby è una partita speciale, va vissuta intensamente. Poi ci sarà il momento di pensare allo Sparta. ...266 derby, non tutti hanno contato qualcosa, questo sì, dallo stadio San Siro in Milano, Milan-Inter, caccia la supremazia. L'Inter non vince da 6 sfide questo derby in casa del Milan, ha segnato solo 2 gol. Crespo, Hernán! 1-0! Prova a prendere posizione in area di rigore. Maicon passa centralmente da Stankovic! Dejan! Stankovic! 2-0! L'Inter domina anche il secondo tempo. Al 73esimo, sul 4-1, Materazzi viene espulso per troppa esultanza. Il Milan ne approfitta, agguanta il 4-3, ma l'Inter resiste in maniera epica. Calcio di punizione per il Milan, va Pirlo tagliato nel mucchio, mette fuori Maicon che vuole la fine e finisce qui. L'Inter batte il Milan 4-3, è stato uno dei derby più belli di tutti i tempi. Hai ragione Fabio. Grande, grandissimo derby dall'inizio alla fine. Buona serata oggi, il primo derby e come si dice tutto è andato bene per la squadra e tutto è iniziato con una voglia, tante voglia di vincere, anche con una mentalità per vincere. Oggi abbiamo lavorato tanto e complimenti a tutti. Ottenere una vittoria così come è stata oggi credo che è un lavoro di squadra, quella è la cosa più importante. È vero, dobbiamo godere questa vittoria in maniera giusta e dopo pensare all'altra partita che sarà importantissima. Dopo aver archiviato il Milan e gli impegni di Coppa, l'Inter di Mancini si rituffa nel campionato. Con un risultato casalingo di 2-0, i nerazzurri saltano l'ostacolo Ascoli. Dopo 4 anni, torna al gol anche Capitan Sanetti. Morbido, splendido di Dakur per Ibrahimovic. Attenzione, prova il numero Ibrahimovic, va fino in fondo, straordinario Ibrahimovic, dentro Crespo, Sanetti! E l'Inter è in vantaggio. Ho potuto riurlare ancora una volta il capitano. Dobbiamo fare un'altra canzone. Adesso si può fare anche un'altra canzone. Soddisfatto? Sì, molto contento per il gol, però soprattutto perché è arrivato in un momento difficile della partita. Mancavano pochi minuti per la fine del primo tempo. No, non riuscivamo a sbloccarla e credo che quel gol è stato importante per riaprirla e dopo nel secondo tempo abbiamo dimostrato tutto il nostro valore meritando la vittoria. Tutti gli anni comunque c'è una squadra che sta lì e per un po' non molla, è chiaro che noi speriamo che prima o poi noi intanto andare a vincere e andare bene, perché le squadre dietro mollino un po', insomma, però noi dobbiamo avere questo ritmo se vogliamo alla fine vincere. Il cammino ora comincia a farsi faticoso. La stanchezza si fa sentire. Mancini deve riuscire a tenere compatto il gruppo. L'obiettivo è non perdere il ritmo. L'Inter continua a vincere, ma soffre con il Parma e contro la Regina. Ora le vittorie consecutive sono 5 e tra meno di una settimana c'è la sfida con il Palermo. Noi sapevamo, io l'avevo detto ai ragazzi, che sarebbe stata una partita dura. La Regina sta giocando molto bene, ha fatto tanti punti nonostante sia partita a meno 15 e oggi ha dimostrato di essere un'ottima squadra, quindi sapevamo che sarebbe stata dura. Ore 20:30 del 26 novembre, il Renzo Barbera è pieno in ogni ordine di posto.
Inter e Palermo si giocano la testa della classifica. La tensione è alle stelle. Una partita decisiva. Ci giochiamo anche il primo posto in classifica, perché se dovessimo vincere ritorniamo lì davanti. Sarà una grandissima sera per noi e io ci credo. Se giochiamo con questo carattere, se giochiamo da Inter, io non ho paura di nessuno, credo anche i miei compagni. L'Inter parte subito all'attacco e dopo solo 7 minuti è l'airone svedese a gonfiare la rete di Fontana. Adriano la mette giù, Ibrahimovic, Zlatan! Poi arriva la doccia fredda allo scadere del primo tempo. Arriva il traversone di Pisano, Bresciano la tocca appena, Mauri! Il primo tempo non abbiamo sbagliato nulla, neanche il gol, perché è stato un pallone deviato, eravamo anche messi bene, ma vedi, poteva passare solo lì, è passata. Nella ripresa l'Inter attacca, si rende pericolosa, vuole portare a casa il risultato. Adriano accelera ancora, Adriano sempre dentro per Vieira, si coordina, Patri, Vieira, 2-1, splendida azione dell'Inter. Vince l'Inter a Palermo, 2-1. Vince con merito l'Inter, veramente ha dato dimostrazione di forza. È molto importante, soprattutto per come ha giocato la squadra, credo che è venuto qui al Renzo Barbera a fare la partita. Ormai credo sia proprio una convinzione proprio di tutto il gruppo di essere competitivi e forti, e di conseguenza tutte le partite vengono affrontate in maniera giusta. Mai così in alto dal 1950, stesso passo della squadra record di Trapattoni. Una potenza anche fisicamente. Quello nerazzurro è un dominio che comincia dai centimetri e dai chili. Una squadra di giganti. Maicon, Adriano, Grosso, Ibrahimovic, Vieira, Materazzi, Cruz. Senza parlare dei portieri. L'Inter è la corazzata d'Italia. Contro il Palermo, Mancini ha potuto schierare una formazione con un'altezza media di 1,86 m e con 4 giocatori sopra il 1,90 m. Nettamente più forte di noi, più attrezzata di noi, e se le stiamo ancora, non dico incollata, ma incollati, ma abbastanza vicino, è già un motivo d'orgoglio per noi. Adesso ogni partita è un record, che una striscia di risultati che si allungano, si parla di record, e poi tutti attendono ovviamente questa Inter. No, ma tutte le partite importanti per noi. Vuoi vincere il campionato, bisogna vincere più partite possibile. Adesso sta andando bene per tutta la squadra e bisogna continuare così. Ancora non abbiamo fatto niente, mancano tantissimi impegni molto importanti, però credo che se la squadra continua con questa mentalità sarà protagonista fino alla fine. Tutti vogliono vincere, insomma adesso sta andando bene, ce lo meritiamo credo, perché comunque ce lo stiamo meritando di vincere. Speriamo che continui, insomma la stagione è lunga. Speriamo di continuare più a lungo possibile. La serie positiva del gruppo nerazzurro continua la 14ª giornata con il 2-0 casalingo contro il Siena. È la seconda impresa stagionale dal dischetto per Julio Cesar. Frick, il tiro, parato! Parato! E due! Scuola Flamenco, come Adriano. I due brasiliani si vogliono molto bene, ma hanno storie e personalità molto diverse. Prima di approdare all'Inter, Julio Cesar è stato 6 mesi al Chievo. Al secondo anno all'Inter si è conquistato un posto da titolare, aiutato nella crescita professionale proprio da Francesco Toldo, il portierone vicentino con cui condivide un maniacale perfezionismo per la preparazione delle partite. L'analisi meticolosa dei movimenti e dei tiri degli attaccanti avversari al fine di capirgli le intenzioni e anticiparne le mosse. Come fece Toldo quando davanti ai 50.000 Orange dell'Amsterdam Arena regalò all'Italia l'accesso alla finalissima dell'Euro 2000. Oggi Julio Cesar sta raccogliendo la sua eredità anche in questa preziosa abilità. Inter a ritmo di record con il Tango Gol.
mentre con questo tipo di prestazioni aiutano tanto a convincere anche al mister o qualcuno che non lo conosce di vedere il vero Burdizzo che tutti noi in Sud America, in Argentina conosciamo, quello che ha vinto 3 Coppe Libertadores, 2 Coppe Intercontinental. Poi è la volta della trasferta a Empoli. Per 60 minuti l'Inter soffre, poi si sblocca e offre spettacolo. E dentro, pallone a giro, colpo di testa, traversa e poi la rete, il vantaggio dell'Inter. Poi perde palla con l'arrivo di Vanucchi, il suo è praticamente un assist, Ibrahimovic, con Palli e la rete, 2-0 per l'Inter. Cross, lo effetto subito, pallone buono, di testa Samuel, 3-0 per l'Inter. Una vittoria all'ottava che mostra le potenzialità non più dei singoli, ma del gruppo intero, che gara dopo gara Mancini riesce a plasmare nel migliore dei modi. Sapevamo che si poteva vincere, adesso a riposare un po' e poi già mancano gli ultimi 3 prima di Natale che vogliamo fare anche lì 9 punti. Lo scudetto per l'Inter sembra veramente a portata di mano. Il ruolino di marcia della prima parte della stagione è stato travolgente, tanto da alimentare affascinanti sfide con la storia. Le 8 vittorie consecutive la mettono alla pari con l'Ambrosiana di Carnielli, che compì la stessa impresa nel 1940. Più vicine nel tempo, le imprese dell'Inter guidata da Elenio Herrera e da Giovanni Trapattoni. Grande picchi in difesa, Luis Suarez che era grandissimo regista di quella squadra e Dio che ha reparto d'attacco. Un gruppo di italiani molto forte e solido perché erano quasi tutti nazionali e poi avevamo i giocatori, gli stranieri, soprattutto parlo di Matteus e Breme che ci hanno fatto fare il salto di qualità. Insomma, un record da solo non fa la storia, ma ti mette certamente sulla buona strada. Una strada con un futuro ancora tutto da scrivere. Una settimana ed è ancora vittoria. Con il 2-0 al Messina, l'Inter raggiunge quota 9. Oltre a Ibrahimovic, è Marco Materazzi a segnare un superlativo gol di rovesciata. No, ma non si può parlare con Marco adesso, perché quando lui fa un gol così... No. Bello. Bello e soprattutto importante, quello è quello che conta. Hai detto il gol più bello che hai fatto in carriera, ho sbagliato? Ne ho visti quasi tutti i tuoi. Ne ho fatto anche qualcuno più importante, magari qualcuno anche su rovesciata, quindi era in Serie B, non davano tanto risalto. Matrix Materazzi, 34 anni, difensore goleador e campione del mondo. Gioca deciso e con le idee chiare. Il suo obiettivo? Regalare più gioie possibili ai tifosi interisti che lo adorano. Quello è il mio obiettivo, quello di far star zitti le persone che non mi apprezzano. Adesso l'Inter comincia a credere davvero nelle sue possibilità. Gli obiettivi a questo punto diventano 2. Uguagliare il record di vittorie consecutive messo a segno l'anno prima dalla Roma e laurearsi campione d'inverno. Te lo devo chiedere, siamo a 9. La risposta è sempre quella, conta se poi c'è qualcosa alla fine. Esatto. No. Però insomma un po' di orgoglio c'è al di là di tutto. No, ma sicuramente, ma l'orgoglio è quello di vincere, di far bene, questo è, però conta alla fine, se no di questa cosa si dimenticano tutti. Con questo spirito, Mancini si avvicina al difficile incontro in casa della Lazio, una delle migliori difese del campionato. Questo significa che fargli gol è molto difficile. Poi in questo momento sono venuti fuori da una situazione difficile iniziale. Oltre a giocare bene, credo che abbiano anche veramente acquisito una grande mentalità, un grande spirito di squadra. Per questo domani ci vorrà una grande partita per far bene. Mauri, non esce più la Lazio.
Cambiasso in verticale per Crespo, posizione regolare, Cambiasso si butta dentro, Crespo va da solo, Crespo tocca Cambiasso, Peruzzi, Esteban Cambiasso, 1-0. È il gol importante perché in quel momento, quando mancano 4-5 minuti, sempre sono gol al di là di quello che contano, sono anche psicologicamente importanti. Ma l'1-0 non soddisfa gli uomini di Mancini e nel secondo tempo arriva il sigillo definitivo della vittoria, la decima consecutiva. Batte Figo, colpo di testa, 2-0 di Marco Materazzi, ancora lui, sta tornando gol ad oggi. Tanta roba questa sera, tantissima, ma con grande personalità. Abbiamo dimostrato che non si molla. Questo è un segnale molto forte, che la squadra è concentrata, che la squadra ha tanta voglia di dimostrare la sua forza, di vincere, e credo che ancora una volta siamo usciti meritevoli della vittoria. Stavano giocando molto bene, sarebbe stata veramente una grande partita. Invece nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' di più, però devo dire che lì è venuta fuori la grande forza. Magari non tecnica, ma quella di saper comunque soffrire tutti insieme e cercare di rischiare il meno possibile. L'Inter è regina d'inverno con 2 giornate d'anticipo. Il popolo interista è immensamente fiero di questa squadra che sembra non volersi fermare mai, qualsiasi rivale abbia davanti. I record, le vittorie, la voglia di scudetto è ormai una stagione da sogno. Ma non bisogna correre troppo e a stemperare gli animi interviene lo stesso presidente. Sì, sono tante battaglie vinte, la guerra è la parte più importante, insomma. Quindi io credo che a noi, insomma, nessuno si illude, ecco, questo voglio che si capisca bene, non stiamo festeggiando qualche cosa che non è ancora arrivato, stiamo soltanto arrampicandoci giorno per giorno cercando di arrivare alla vetta per primi. Ma in realtà le gioie dell'Inter non sono ancora finite. L'ultima partita prima della pausa natalizia contro l'Atalanta regala ai tifosi nerazzurri anche il ritorno al gol dell'imperatore. Adriano è il rinforzo dell'Inter. Grazie a Dio sono riuscito a fare un gol e credo che da qua in poi posso fare anche di più. Però devo ringraziare tutti i miei compagni che mi hanno veramente stato accanto a tifoseria, anche tutta la gente che mi vuole bene. Spero che possa fare un grande Capodanno, un Natale con la mia famiglia. Il girone di andata si chiude per l'Inter con l'anticipo del 13 gennaio a Torino. 3-1 il risultato finale, per portare a 12 le vittorie consecutive, battere il record fissato dalla Roma l'anno precedente e portare a 9 il distacco dai capitolini. È importante perché siamo andati a 51 e chiudere a 51 giorni d'andata credo che sia una cosa positiva. Non è finito ancora, siamo contenti, ma manca ancora tante partite. L'Inter chiude il girone d'andata con 51 punti, 11 in più dalla seconda in classifica. Significativi 2 dati, la differenza gol quasi uguale tra le partite in casa e quelle in trasferta e 17 formazioni diverse in 19 incontri. Morale, il grande equilibrio tattico ha permesso a Mancini di ruotare uomini e schemi mantenendo inalterato il rendimento. Considerato l'enorme dinamismo dei centrocampisti, il tecnico nerazzurro ha potuto avanzarne uno dei 4 sulla tre quarti, costruendo così un rombo, con Stankovic o Figo vertice avanzato. Con questo disegno tattico, la ridotta ampiezza della mediana è stata compensata dalla mobilità degli attaccanti, spesso dirottati sull'esterno. Gli spostamenti degli attaccanti hanno spesso sorpreso gli avversari in difficoltà sia a frenare i tagli verso il centro delle punte, sia ad arginare gli inserimenti dalle retrovie di centrocampisti e difensori incursori. La maggiore prestanza fisica dei nerazzurri si è tradotta in grande aggressività. Alcuni gol sono stati realizzati proprio dopo aver riconquistato il pallone, grazie ad organizzate e imponenti aggressioni sul portatore di palla, iniziate spesso con gli attaccanti.
Il gol realizzato nella gara interna contro la Regina da Crespo dà l'impressione che l'Inter possa manovrare un piano sopra gli avversari. Inizia quindi il girone di ritorno. L'Inter ha ormai infranto ogni record, ma adesso si comincia a pensare allo scudetto. Primo ostacolo, i viola di Mister Prandelli. Credo che le prime 5-6 partite del ritorno siano partite molto molto difficili. Quindi saranno partite, credo, molto importanti, non so se decisive, però importantissime, iniziare da domani con la Fiorentina. Ci sono poche squadre in questo campionato di Serie A in grado di impensierire l'Inter. Una è senz'altro la Fiorentina. Partiti in questo momento, Fiorentina a dare il calcio d'avvio. Con la maglia della Fiorentina è diventato grande per poi passare proprio in nerazzurro. Cross di Liberani, dentro Toni! Fiorentina in vantaggio al quinto minuto! L'Inter è ferita, freddata dopo solo 5 minuti. Ma la squadra non si fa prendere dal panico. Riorganizza il proprio gioco e mostra ancora una volta la sua superiorità. Avvicinato per Donatella, in difficoltà Donatella, gli sotto il pallone Ibrahimovic, possibilità per l'Inter, attenzione largo, il tocco per Adriano, prova a liberarsi per il tiro Adriano, tocco dentro, Stankovic! Gol dell'1-1! Splendida azione dell'Inter, Stankovic! Condizione ideale per andare di potenza, da lì c'è anche Ibrahimovic che finta, Stankovic, Adriano! Materazzi, parte Stankovic, il suo cross a giro di testa, splendido Fre, strepitoso, attenzione perché l'arbitro convalida. Allora, di testa Ibrahimovic, lo stesso Ibrahimovic che poi... Noi siamo stati un po' disattenti, per questo poi Toni è stato bravo a trovare lo spazio. Però la cosa più importante è che la squadra aveva iniziato bene anche prima del gol e ha continuato a macinare il gioco, giocando molto molto bene nel primo tempo e ribaltando la situazione. La settimana successiva i nerazzurri vanno a Genova per affrontare la Sampdoria. Una partita speciale per Roberto Mancini, che torna nello stadio che lo ha osannato per tanti anni, quando faceva sognare i tifosi blucerchiati insieme a Vialli. Cerca attraversione, secondo palo Ibra, mamma mia cosa ha provato Ibrahimovic, altro è capoeira, poi ancora Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic, 1-0, Maicon per il gol del 2-0. Finalmente è arrivato sto gol meritatissimo, perché ha impostato l'azione e si è andato a chiuderla. Complimenti. Grazie, sono contento, né, anche per questa vittoria. Non è una partita facile, ma la squadra è entrata serio, ha fatto una buona partita e sono contento di segnare per la prima volta con la maglia dell'Inter, ma una squadra che mi dà una fiducia molto grande di mostrare il mio lavoro, sono contentissimo. In questo momento pensiamo oggi a quello che abbiamo fatto e poi già da domani, da dopodomani, pensare a quello che viene. Per fortuna le cose stanno andando bene, però sappiamo che si possono rovesciare in qualsiasi momento, quindi l'atteggiamento è il modo di affrontare ogni gara è questo. E poi la Roma. E poi la Roma, che credo che è la partita che aspettano tutti. Lo stop subito dal campionato dopo i tragici fatti di Catania fa invece saltare il big match con la Roma. Si riprende dopo una settimana, a porte chiuse, in casa del Chievo. La formazione nerazzurra deve entrare in campo con la capacità psicologica di riprendersi dopo la pausa e lasciare alle spalle o fuori dallo stadio, come lo sono stati gli spettatori, anche i pensieri suggeriti da questa situazione surreale che sta vivendo il calcio italiano.
domani inizieremo a giocare ogni tre giorni e quindi ho bisogno di far giocare tutti e ogni tanto far tirare il fiato a qualcuno anche in previsione degli altri mesi da qua a maggio. Quindi qualcosa cambierà perché magari c'è qualcuno che ha bisogno di riposare, qualcuno riposa, però cioè la squadra che andrà in campo sarà una squadra comunque che andrà in campo per vincere, forte, non è perché se cambiamo qualche giocatore cambia qualcosa. Il 17 febbraio a Milano arriva il Cagliari. San Siro è aperto solo agli abbonati. L'Inter viaggia verso quota 16 vittorie, ma ormai non si può più pensare solo al campionato. La squadra deve affrontare un impegno dopo l'altro. Si comincia da destra a sinistra, classica nerazzurra per l'Inter che gestisce subito il primo pallone. Bel cross, bella giocata, sono in un momento che magari sto segnando di più, però credo che è importante, abbiamo vinto 16 partite a seguito, non è facile. Vittorie, oltre ogni record. Ma non è ancora finita. Dopo gli impegni infrasettimanali, l'Inter va sul neutro di Cesena per affrontare il Catania. 5 giocatori dell'Inter all'interno dell'area di rigore, battuto l'angolo. Samuel, rete! Samuel, l'Inter in vantaggio. Sì, ho avuto un po' di, non dico di fortuna, però sicuramente era importante. Però più che altro io penso a difendere. Per fortuna ho potuto sbloccare la partita. Però come parlo sempre, è importante che abbiamo vinto e che siamo ancora lì davanti. Pioccolo va a contrastare, Santi cerca di vedere la porta, il suo tiro, palo, è gol, 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 è gol. Continuiamo a far vedere che girano i giocatori e le posizioni, noi siamo affidabili 100%. La palla larga per Grosso, puntato uno contro uno da Lucenti, cerca di andare al cross, morbido, il suo cross, attraverso, è gol, è gol, è gol. Era volontà di crossare, un pizzico di fortuna mi ha aiutato e è andata bene. Però può capitare, però, no? Può capitare. È importante che capiti sempre in questo senso, prendiamo molto volentieri. Dentro bene Ibrahimovic, Ibrahimovic, il tiro a rete! Ibrahimovic, grande azione! Quello dei portieri, su 22 giocatori, 18 hanno fatto gol in gare ufficiali, segnano tutti in questi. È importante segnare, importante è quello. Maicon chiama palla Cruz, eccolo là, a scavalcare, Julio è solo, controlla, Julio, il tiro, è gol, è gol! Beh, bene, dai, adesso vediamo. È che normale dobbiamo farli giocare tutti per questo tipo di record. No, è importante che mantengano la stessa sicurezza e anche umiltà nel affrontare le partite sempre con la stessa, dando importanza e non sentendosi già vittoriosi prima di iniziare. Andando avanti così si può fare dei bei record, insomma. Si chiude a Cesena la più spettacolare cavalcata che il calcio mondiale abbia mai conosciuto. 17 vittorie, 26 risultati utili consecutivi. Mai una sconfitta. La Roma, prima inseguitrice, ferma a meno 17. È uno squadrone d'acciaio, è un Inter da record, è una squadra tricolore. Io non lo so sinceramente cosa significhi. Insieme in qualche posto costerò quella là.
casa, ma credo che meriti di più. E intanto sono qua io e ti offro di ballarci su. È una canzone di 100 anni almeno. Ma siamo noi questi giorni fatti di ore andate per un weekend e un futuro che non c'è, non si può sempre perdere, per cui giochiamoci certe luci, non puoi spegnerle, se il purgatorio è nostro perlomeno. Urlando contro il cielo. Di perderci forse ci sentono lassù, è un po' come sputare via il veleno. Urlando contro il cielo. 17 vittorie sono veramente tante. Sarà ripetibile. I ragazzi che possono essere orgogliosi di quello che hanno fatto.